lo scontro tra il Borgia e la Vigor Lamese nella prima giornata del girone di ritorno di questo campionato di prima categoria girone C. Una bella partita, due belle squadre, un Borgia che ha fatto un ottimo primo tempo, poi probabilmente nel secondo ha risentito un po' anche del campo pesante, della stanchezza, ma anche degli attacchi della Vigor Lamese che cercava il pareggio. Mister Magro, certamente si rimane un pochettino male quando si prende il gol a 3 minuti dalla fine, però diciamo che sostanzialmente, al mio modo di vedere, il pareggio ci sta tutto. Ma io veramente avrei messo la scommessa per un pareggio con la Mesia, una grossa squadra, una squadra ben messa in campo, una squadra che gioca a calcio, una squadra che ha dimostrato che vuole vincere il campionato. Lei ancora una volta continua a stupirci, inventa giocatori nuovi, oggi è stata la volta di Filippone addirittura al posto di Zavagli, un giovane messo in campo contro una squadra, contro una carazzata del campionato. Ma i giovani fanno parte di un gruppo e se non gli diamo la possibilità di una crescita, soprattutto in queste partite, è inutile tenerli nello spogliatoio, non serve. Invece io proporrò sempre giovani, sempre giovani. Quindi dicevamo una partita importante, una partita che effettivamente adesso blocca un po' voi e un po' loro, forse più loro che voi. Sicuramente il problema sarà loro, ripeto, perché vogliono vincere il campionato. Noi siamo tranquilli, stiamo facendo un bel campionato e vogliamo proseguire così. Adesso andremo a Stignano, ci andremo a giocare quest'altra partita e poi vedremo nel futuro. Il tecnico della Vigor Lamezia, mister Leonardo Viterbo. Dicevamo con il mister Magro, sostanzialmente alla fine il risultato è giusto, anche se voi avete attaccato quasi per 90 minuti, sia per la ricerca del pareggio che vi aveva un pochettino bloccato all'inizio, ma poi anche perché i suoi attaccanti oggi mi sembravano un pochettino spuntati. Sì, avevano le polveri bagnate, come si vuol dire. Sinceramente faccio i complimenti al Borgia per come ha interpretato la partita, però già il pareggio dal mio punto di vista già ci sta stretto per le innumerevoli occasioni che abbiamo avuto sia il primo tempo che il secondo tempo. Oggi veramente la differenza è stata davanti, dove i miei attaccanti non erano in giornata, mentre a differenza loro, con le due occasioni che hanno avuto, uno hanno fatto gol e l'altro è stato bravo il mio portiere, però sinceramente penso che il risultato dal mio punto di vista ci sta molto stretto. Ecco mister, a questo punto bisogna ragionare, perché comincia questo girone di ritorno, 2 punti in pratica persi per la rincorsa al primo posto, questo San Calogero che sta correndo. 2 punti persi non lo so, perché comunque sia San Calogero che Montepone devono venire a giocare a Borgia, e se il Borgia è quello che ho visto oggi non sarà facile per nessuno, quindi io auspico, come ben conosco sia il mister che la società, che ci sia la stessa grinta che c'è stata contro di noi, e non ho dubbi su questo perché conosco bene il mister. E quindi può essere pure che abbia guadagnato un punto sulle avversarie pareggiando oggi. Resta il fatto che il San Calogero sta facendo, non solo il risultato di oggi, sta facendo un campionato importante, noi comunque stiamo lì cercando di recuperare i punti da qui a fine campionato. Ecco, per tornare un attimo alla partita di oggi, è stato anche un po' il campo che probabilmente ha condizionato le manovre della sua squadra? Ma non credo, perché comunque il campo, è vero sì, noi siamo abituati a un campo in erba, però parliamoci chiaro, sbagliare gol sotto porta non penso che sia il ciuffo d'erba, il sintetico, la terra battuta. Purtroppo sinceramente il primo tempo dovevamo chiudere almeno in pareggio, il secondo tempo loro hanno fatto una partita di ripartenze, hanno fatto, ripeto, una ottima partita loro, e noi davanti siamo stati molto ingenui, soprattutto il primo tempo, perché ho contato, non voglio esagerare, almeno 5 palle clamorose, e voglio fare complimenti al portiere che oggi ha fatto 3 interventi miracolosi, non so se anche le altre partite ha fatto questi miracoli, però faccio i complimenti perché è stato sicuramente il migliore in campo.